Un saluto a tutti gli amici di gizchina.it. L'attesissimo Meizu Pro 5 sarà il protagonista della recensione odierna. E proprio perché è un dispositivo davvero molto atteso, preferisco non dilungarmi in chiacchiere e passare direttamente al sodo. Il box lo abbiamo già visto nel nostro video esclusivo dalla presentazione di lancio, quindi andiamo avanti e passiamo direttamente al design del dispositivo. Innanzitutto, è un dispositivo caratterizzato, questo Pro 5, da una scocca monoblocco interamente realizzata in metallo con taglio diamantato e dalle misure di 156,7x78x7,5 mm di spessore. Per un peso totale, batteria da 3050 mAh inclusa, che non è estraibile, di 168 grammi, quindi dimensioni che sono abbastanza ben ottimizzate, soprattutto considerando la diagonale del display, della quale vi parlerò fra un po', e soprattutto un peso che non è eccessivo, non è sicuramente da record, possiamo considerarlo nella media, ma comunque è ben distribuito su tutta la superficie. Tuttavia, la finitura metallica che vedete, purtroppo, per quanto rende estremamente elegante e di pregio questo dispositivo, non va a favorire il grip, in quanto il device risulta essere un po' scivoloso, soprattutto nella presa ad una sola mano. Posteriormente, come vedete, troviamo una suddivisione in tre blocchi, quello più grande che quello centrale ed è soprattutto quello metallico, dove troviamo anche il nuovo logo Meizu, che è stato presentato contemporaneamente a questo dispositivo, e soprattutto superiormente e inferiormente, scusate, l'ho detto al contrario, due parti che sono invece realizzate in plastica, ovviamente per evitare la schermatura delle varie antenne del Meizu Pro 5. Batteria quindi, che è una unità da 3050 mAh non removibile, per la quale Meizu ha garantito in fase di lancio dei consumi ridotti, più ridotti rispetto alle generazioni precedenti, e più precisamente ha parlato di 8 ore di schermo acceso, quindi davvero tantissime. Vi dico immediatamente che 8 ore non le raggiunge, ma comunque è chiaro, o meglio, non è chiaro se Meizu si è riferita al Pro 5 con la nuova Flyme 5, che comunque sarà disponibile nei prossimi giorni, e chiaramente vi proporremo anche in questo caso un nostro approfondimento, o in generale al dispositivo. Sta di fatto che il Meizu Pro 5 allo stato attuale, con la Flyme 4.5, si caratterizza comunque per una buona autonomia, che vi permetterà di andare a coprire tranquillamente una giornata di utilizzo intenso, e più precisamente con più di 4 ore di schermo acceso, che per la maggior parte degli utenti, ormai lo sappiamo, potrebbero rappresentare anche 2 giorni di utilizzo. Ovviamente un utilizzo più soft, e dovete tener conto che comunque l'assorbimento delle risorse quando il dispositivo è in stand-by non è proprio bassissimo su questo Meizu Pro 5, quindi sostanzialmente succederà questo, che più utilizzate il device, più avrete delle ore di schermo autonomia, quindi il risultato sarà migliore da questo punto di vista. Ovviamente i risultati riportati si riferiscono all'utilizzo con entrambe le SIM attive, perché ricordiamo che il Meizu Pro 5 è un dual SIM, al 90% in 3G 4G, quindi con un 10% di Wi-Fi solo alla sera, quindi la parte finale, diciamo, della batteria, e con switch tra modalità bilanciate e prestazioni in base all'esigenza, perché ho testato alcuni giochi, ho chiaramente seguito alcuni benchmark e l'ho fatto con la modalità prestazioni attivata. Ovviamente questa è stata alternata 50 e 50 più o meno, quindi fate conto che metà con la modalità prestazione e quindi metà con la modalità bilanciata. Batteria quindi che può essere assolutamente già promossa adesso con questa Flyme 4.5, ovviamente in attesa di vedere una prova con la Flyme 5. Una delle novità però di questo Meizu Pro 5 è la dotazione di una porta USB Type-C, quindi il nuovo tipo di USB che ultimamente si sta diffondendo sui top di gamma delle varie aziende, quindi anche Meizu non ha voluto rinunciare a questo tipo di tecnologia sul suo nuovo top di gamma, sul flagship. Oltre alla ricarica rapida di Meizu M Charge 2.0, che garantisce dei tempi di ricarica che sono molto ridotti, e più o meno siamo su da 0 a 100 in circa un'ora e un quarto, un'ora e mezza, quindi più o meno questo è il tempo necessario. Sul bordo inferiore, oltre alla USB Type-C, troviamo il single speaker di sistema e il microfono principale. Superiormente il jack da 3,5 mm per gli auricolari, il microfono per la riduzione dei rumori ambientali. Tasto di accensione e bilanciere del volume, che sono posizionati sulla sinistra e sono metallici, quindi sono realizzati in metallo. Sulla destra invece il vassoio estraibile per le due SIM, che sono entrambe in formato nano ed entrambe soprattutto con supporto alla connettività 4G LTE fino a 300 Mbps, che comunque è switch
switchabile direttamente nel menu che già conosciamo ormai della Flyme 4.5, che vi permetterà uno switch a caldo per la connettività 4G e 3G. Comparto connettività che comunque è completissimo: abbiamo il Wi-Fi ABGNAC, quindi dual band, il Bluetooth 4.1 con BLE, NFC, GPS, quindi tutto perfettamente funzionante e soprattutto caratterizzato da buone prestazioni. Anche il GPS è molto veloce nel fix e soprattutto stabile in navigazione. Frontalmente troviamo nella parte alta in ordine un piccolo LED di notifica che adesso non vedete, che è affiancato alla capsula auricolare, la stessa che abbiamo già citato, il sensore di luminosità e prossimità e la fotocamera frontale da 5 megapixel, della quale parlerò più nel dettaglio nella parte dedicata proprio alle fotocamere. Sul mento troviamo, ormai lo conosciamo, il tasto M-Back e M-Touch, quindi con lettore di impronte M-Touch, che è davvero molto prestante. Voi sapete che ormai, possiamo anche bloccare il dispositivo semplicemente con una pressione e chiaramente sbloccarlo, una volta registrata l'impronta, anche con una seconda pressione. Quindi davvero, come vedete, un'operazione molto molto veloce, molto comoda, che vi permetterà di tenere in sicurezza i vostri dati e comunque poter usufruire del vostro smartphone, delle funzionalità dello stesso molto molto velocemente, quindi senza andare a perdere tempo a inserire PIN o cose del genere. Quindi lettore di impronta che viene assolutamente promosso su questo mezzo profile e che è leggermente, però devo essere sincero, non ho notato delle differenze abissali rispetto a quello del Meizu MX5. Quindi, come abbiamo già visto, abbiamo l'implementazione delle stesse funzioni e, oltre a quelle che vi ho fatto già vedere, ad esempio, dall'interno di un'applicazione sarà possibile con un tocco tornare indietro al menu precedente, in questo caso alla home screen. Quindi un solo tasto per tantissime funzioni che sono state implementate davvero molto molto bene. Quindi per i nostalgici del tasto soft touch rotondo, quello caratteristico di Meizu, possiamo dire che comunque è stato comunque implementato un ottimo tasto che potrebbe anche farvelo dimenticare, quindi l'ho già sottolineato nella recensione del Meizu MX5. Il display del Profive è un'unità invece Super AMOLED a matrice diamantata da 5,7 pollici con curvatura 2.5D e risoluzione Full HD 1920x1080, che è pari a una densità di 387 ppi. Un ottimo pannello che si caratterizza per un'ottima riproduzione di tutta la gamma cromatica. Vi faccio vedere i colori direttamente in display tester. Come vedete, già al 50% rispetto ai precedenti dispositivi Meizu abbiamo una luminosità un po' più alta e in generale la luminosità su questo pannello è davvero molto molto buona. Abbiamo tutti i colori ben riprodotti, il bianco non è al top, però comunque sembra essere un po' meglio rispetto al Meizu MX5, il nero ovviamente da AMOLED è molto molto profondo, non abbiamo un viraggio eccessivo, lo abbiamo un po' sul bianco, soprattutto alle angolazioni estreme, ma in generale è comunque un pannello che può essere sicuramente promosso. La luminosità, vi dicevo che è ottima, non perfetto il sensore di luminosità che è reattivo, ma comunque con una tendenza un po' ribasso nella regolazione automatica. Comunque la visualizzazione alla luce del sole diretta è abbastanza buona, si riesce a leggere, non è perfetta ma comunque si riesce a leggere. Molto buono il trattamento olofobico che è stato applicato su questo sul vetro a protezione del display, che è un Gorilla Glass 3, e quindi un touchscreen che comunque è incredibilmente preciso e reattivo. Ovviamente un touchscreen che è preciso e reattivo anche grazie all'hardware in dotazione, che comunque è di altissimo livello ed è in particolare un processore octa-core Samsung Exynos 7420 a 64 bit, un chipset che comunque conosciamo già, ne abbiamo già parlato, e ha un'architettura big little, quindi abbiamo 4 core Cortex A57 con clock a 2.1 GHz, altri 4 Cortex A53 con clock a 1.5 GHz, un processo produttivo a 14 nanometri. Affiancato da una GPU Mali T760, la versione MP8, quindi 8 core, e da 3 o 4 GB di RAM DDR3 a seconda delle versioni, quindi nel nostro esempio 3 GB, che però devo dire risultano essere più che sufficienti per spingersi anche molto nel multitasking, quindi nel multitasking estremo. Memoria interna da 32 GB in questa versione, ovviamente 64 nella top con 4 GB di RAM, memoria che è di tipo UFS 2.0. Abbiamo anche l'espansione di memoria, ovviamente all'interno del slot della seconda SIM, e quindi chiaramente con l'inserimento di una micro SD con compatibilità fino a micro SD fino a 128 GB andremo a perdere il supporto dual SIM. Il sistema, come avete visto, come avrete
intuito, è estremamente fluido, davvero molto molto veloce e reattivo, mantiene sempre le temperature ottime, come avrete visto nei test di benchmark che abbiamo pubblicato qualche giorno fa. Comunque le temperature non superano mai i 31 gradi, soprattutto lo hanno fatto in una misurazione eseguita successivamente alla realizzazione di tutti i test benchmark che trovate in quell'articolo e anche di un test su Real Racing 3, quindi davvero è stato un po' messo alla corda il processore in generale, il sistema, e devo dire che ha reagito perfettamente. Quindi da questo punto di vista Samsung Exynos 6420 sicuramente molto più prestante rispetto agli ultimi Snapdragon che si stanno facendo riconoscere da questo punto di vista. Processore che in accoppiata con la GPU Mali T760 garantisce delle ottime prestazioni anche nel gaming. Infatti sul solito Real Racing 3 abbiamo la riproduzione degli elementi di gioco che sono al massimo, compreso il riflesso negli specchietti retrovisori e le nuvole, e la fluidità di gioco che è di altissimo livello. Quindi abbiamo una riproduzione degli elementi al massimo, quindi come vedete anche le nuvole, che su alcuni dispositivi anche top di gamma purtroppo non sono visualizzate, e un'esperienza comunque di gaming che è assolutamente da top di gamma su questo Meizu Pro 5. Passiamo ora a mettere alla prova il dispositivo anche nella riproduzione video, e lo facciamo con il nostro test file in 4K H264, quindi con codec H264, e vediamo come si comporta. Andiamo a girare, a ruotare il display, ero già in visualizzazione precedentemente. Andiamo un po' più avanti, come vedete il passaggio da una parte all'altra è un po' lento. Adesso si è impallato. Beh, precedentemente era stato, come vedete ci mette un po' nel passaggio, però comunque la riproduzione è garantita ed è anche abbastanza fluida. C'è qualche piccolissimo micro lag che sono visibili principalmente nei movimenti lenti, però è difficile vederlo adesso ad esempio, però come vedete è un po' lento il passaggio da una parte all'altra del video. Quindi torniamo indietro, però comunque abbiamo una compatibilità che è garantita almeno da questo punto di vista. Vediamo velocemente l'MKV a 1080p che invece è perfettamente riprodotto. Possiamo alzare, come già sappiamo, luminosità e volume andando ad agire con degli swipe a destra e sinistra del display, come su altre ROM, anche quindi anche sulla Flyme, è sicuramente riproduzione video assolutamente promossa. Ma passiamo adesso alla riproduzione audio, perché il Meizu Pro 5 è un top di gamma anche nel comparto audio. Infatti il dispositivo è dotato di un chip audio dedicato S9018K2M, lo stesso che abbiamo visto già sul Meizu MX4 Pro e sullo Xiaomi Mi Note Pro, con un amplificatore professionale OPA 1612. Da questo punto di vista invece troviamo una differenza rispetto agli altri due dispositivi. Un amplificatore che chiaramente garantirà un audio in cuffia potente, pulito ed equilibrato, e da questo punto di vista posso confermarvelo. Ma facciamo un test con il classico brano di Adele. Andiamo ad avviarlo, andiamo un po' più avanti. Allora, l'audio è sicuramente alto e pulito e soprattutto non distorce al massimo del volume, resta comunque molto equilibrato in tutte, cristallino soprattutto, in tutte le varie frequenze. Quindi, confermata l'ottima scelta che è stata eseguita già sul Meizu MX5 di posizionare sul profilo inferiore lo speaker, e quindi andando a scongiurare il fastidioso effetto di soffocamento che si ha quando si va a fruire della riproduzione musicale col dispositivo appoggiato in posizione desktop. Passiamo adesso un test di navigazione web. Andiamo su jitschina.it, andiamo a vedere il sito, che è in modalità responsive ovviamente, quindi nessun problema nello scrolling già durante il caricamento, ma andiamo a mettere un po' in difficoltà il dispositivo aprendo il sito repubblica.it, che si apre già in modalità desktop perché lo avevo selezionato precedentemente, quindi browser stock della Flyme. Come vedete non abbiamo nessun problema con il pan, con i pinch,
quindi davvero un browser che può essere sicuramente promosso. Come vedete abbiamo anche il doppio tap per il Resize. Veniamo adesso ad un aspetto che però rappresenta un po' l'unico neo, comunque uno dei pochi e più grave rilevato su questo Meizu Pro 5, ovvero quello riguardante il dual sim e più in generale la connettività. I problemi sono due: il primo riguarda la saltuaria perdita del segnale, davvero molto rara, però è successo comunque, che è comunque tale da rendere necessario un riavvio per ripristinare la corretta funzionalità della rete, quindi per poter utilizzare il telefono per quello che è il suo scopo principale. L'altro invece riguarda la, anche in questo caso saltuaria, impossibilità di eseguire delle chiamate quando sono attive entrambe le SIM, in quanto il dialer crasha, quindi per poter effettuare una chiamata sarà necessario disattivare una delle due SIM o riavviare il dispositivo anche in questo caso. Due bug quindi che sono naturalmente di natura software, perché però vanno a penalizzare il giudizio finale su questo profile, che altrimenti sarebbe stato davvero di altissimo livello. Comunque è molto probabile che con un semplicissimo update vengano risolti questi problemi. Andiamo a fare una prova di chiamata al servizio clienti 133 di H3G. Attiviamo l'altoparlante, abbiamo la possibilità di registrare la chiamata come sempre. Bene, quindi volume davvero molto molto alto, come avrete sentito, ottimo anche in cuffia, nessun problema, ci sentono benissimo dall'altra parte, quindi da questo punto di vista sicuramente comparto assolutamente promosso. Il Meizu Pro 5 è dotato di una fotocamera posteriore da 21 megapixel Sony MX230 con 6 lenti, apertura f2.2, doppio flash LED dual tone, processore ISP dedicato, abbiamo un autofocus laser o infrarossi se preferite, che è più preciso, che comunque abbiamo già visto sulle MX5, anche se a differenza del precedente modello in questo caso mi sembra essere più ottimizzato e quindi meglio funzionante. La fotocamera frontale invece è una Omnivision OV5670 da 5 megapixel con una buona apertura, un'apertura f2.0 che quindi tende, ci permette diciamo di ottenere delle ottime selfie anche in condizioni di luminosità non ottimale, non in condizioni però di scarsissima luminosità, perché in quel caso è necessario un flash. In generale quindi, al di là dei numeri, al di là quindi dei megapixel, il comparto fotografico del Pro 5 nei fatti, nell'utilizzo quotidiano, risulta essere di ottimo livello, un po' in tutte le condizioni di scatto. Vi faccio vedere qualche scatto con un HDR che funziona molto molto bene. Vi faccio vedere ad esempio uno scatto realizzato in automatico, mentre questo è stato realizzato in HDR. Come vedete c'è una riproduzione migliore dei colori della scena e soprattutto una cattura migliore della luce. Guardate in questo caso come vengono riprodotti bene tutti i vari colori che sono presenti sulla scena. Ottimo ovviamente le macro, che sono molto molto buone sicuramente. Vi faccio vedere qualche altro scatto realizzato ad esempio in condizioni di scarsa luminosità, come questo. Questo è stato realizzato in condizioni di scarsa luminosità e con l'HDR attivo, come vedete la riproduzione è davvero molto buona, quindi in generale un comparto che funziona davvero molto bene. Andiamo a vedere l'app camera che conosciamo già, vi faccio vedere che l'autofocus è... cambiamo scena velocemente e vediamo che comunque l'autofocus è davvero molto veloce, così come lo scatto che è stato garantito davvero in pochissimo. Ed ecco qui il risultato che è, come vedete, nitido, ben definito, quindi da questo punto di vista sicuramente un dispositivo che può essere promosso. L'app camera la conosciamo già, non abbiamo sostanziali differenze, abbiamo la possibilità di registrare video in 4K, e quindi alla risoluzione massima 4K, e le foto ovviamente a 21 megapixel ma in 4 terzi. Per il 16 noni dovrete necessariamente accettare un crop. Quindi in generale un comparto fotografico che può essere sicuramente promosso, che mi sembra superiore anche al Meizu MX5 e che chiaramente dovrà essere comparato con lo stesso per un giudizio più preciso da questo punto di vista. Per il momento sul Meizu Pro 5 troviamo la Flyme 4.5.4.i, quindi la versione internazionale, ma ancora la precedente versione, quindi non è stata ancora aggiornata alla Flyme 5.0 che è stata lanciata contemporaneamente al dispositivo. Ovviamente l'aggiornamento avverrà a breve, sarà sempre basato sul Lollipop, ma
Questa ROM attualmente installata sul dispositivo gira molto bene, ma non evidenzia delle novità particolari tali da doverne parlare in questo momento, perché ne abbiamo parlato davvero tantissime volte. Pochissimi force close, soprattutto nella galleria di immagini, sostanzialmente in quella, perché per il resto funziona tutto perfettamente, fatta eccezione del piccolo problema, piccolo, medio, grande problema di cui vi ho parlato precedentemente, che riguarda la connettività. Chiaramente questa però è una ROM sostanzialmente beta, possiamo dire, perché è stata lanciata provvisoriamente sul dispositivo che comunque sul mercato sarà disponibile già con la Flyme 5, quindi è davvero superfluo e probabilmente anche sbagliato andare a giudicare questo smartphone per la ROM in dotazione attualmente. Quindi in generale faremo sicuramente un approfondimento per il Meizu Pro 5 con la Flyme 5.0 e ovviamente a quel punto potremo dare un giudizio definitivo sullo stesso. Quindi giudizio sul software, che però è abbastanza positivo perché la ROM gira già abbastanza bene. Chiudiamo però questa recensione e come al solito andiamo a tirare le somme. Il Pro 5 si caratterizza per un hardware che è da assoluto top di gamma, a prescindere dalle sigle, dai numeri, che questi ultimi, soprattutto nei benchmark, lo abbiamo visto in un articolo di qualche giorno fa, sono tali da far salire il dispositivo al primo gradino della classifica degli smartphone top di gamma. Molto buono il comparto fotografico, già ottima l'autonomia, che però potrà migliorare ancora con la nuova Flyme, almeno da quanto dichiarato da Meizu. Bello il display, eccellente la costruzione e i materiali utilizzati per la realizzazione di questo Pro 5 e soprattutto molto buona la gestione delle temperature per il processore Exynos 7420, quindi promosso sicuramente. Insomma, un dispositivo che riesce laddove molti altri smartphone hanno mostrato il fianco e che chiaramente si candida al titolo di miglior top di gamma cinese, e direi non solo, del 2015-2016, visto che comunque l'anno volge al termine. Ovviamente il giudizio completo è rimandato successivamente al test della Flyme 5.0 su questo Meizu Pro 5, con il quale potremo chiudere il cerchio e capire davvero le potenzialità davvero al 100% di questo dispositivo. Ovviamente per questa recensione è tutto, se la stessa è stata di vostro gradimento, come sempre vi invito a lasciare un like, condividerla ed iscrivervi al canale per non perdere le prossime prove. Grazie.